allora sarei io che me ne pentirei. Mi conosco bene. Non sono fatta per vivere con un uomo. Le donne sono fatte per questo. Ma io no. Lo vedi? Tu non mi hai capita. E lui? Ti ha capita lui? Sicuro che mi ha capita. Sono come una bestiola che deve vivere in assoluta libertà. Te l'ha detto lui, vero? Poi dopo tutto ci fa comodo. Beh, a me non fa più comodo. Che cosa fai? Prendo le tue chiavi. Perché? Provvederò io al tuo trasloco. Un paio di viaggi e sarà fatto. No, dammi le chiavi. Hai proprio deciso? Sì. Non puoi venire? No. Allora lo ami? Non lo so, ma ho bisogno di lui, ecco. Sfido io, ti mantiene. Non è vero, non è per questo. E allora perché? Io sono stata dentro e tu non puoi capire cos'è, perché non ci sei mai stato. No, non voglio ritornarci, hai capito? E lui me lo impedirà, mentre tu con quelle tue idee... Ma neanch'io voglio che tu vada in prigione. Ci finirei tu però se continui. Ma se io fossi un poco di buono, me ne approfitterei di te e del tuo gobbio. No, non sei un poco di buono, sei peggio tu. Lo sai come finirà? Oh, piantala. Ma no, te lo devo dire. Finirà che ti farai sposare. Come osi dire una cosa del genere? Perché? Non è quello che vuoi, forse? Oh, senti, ma perché mi prendi, eh? Io non ci ho mai pensato, mai. E poi, tanto è sposato. Oh, te ne infischi tu. E poi c'è sua moglie. Una signora come quella, capirai? Io non ci proverei nemmeno. Sì, che tutto quello che sai dire è che non sei degna di lui. Povera scema. Ma corrigli dietro. Certo che ci vado. Dammi le chiavi. Ah, no. Le tengo io. Ne ho bisogno. Le mie chiavi! Dov'è il telefono, per favore? Là dietro. E la pratica Masson? L'udienza è stata fissata per il 15 dicembre. Con ogni probabilità chiederemo la prova testimoniale. Anzi, a questo proposito scriva. Sì. Buonasera. Come, di nuovo? E dove? Va bene, vengo. Scusate, ma devo lasciarvi, purtroppo. Non aspettatemi, eh? È capace di tutto. Non temere, li conosco questi tipi. Se ammazzano non è per amore, ma per i quattrini. Aspettali. Vieni a vedere, vieni, vieni. E c'è Andrea. Ma è la tua roba, i tuoi vestiti, non li riconosci? Oh, che vigliacco, disgraziato. Su, su,
vattene su, basta. No. Ramona, su, i vestiti, e compreremo degli altri. Su, su, non voglio che tu pianga. Oh, ma guarda se ti devi ridurre in questo stato. Avanti, vieni. Non sono ubriaca, sai. Scusami, tesoro, ma mi ha dato il volto a stomaco. Non lo dirai mica a tua moglie. Ma che ti viene in mente? Perché dovrei dirlo a mia moglie, eh? Su. In fondo non è brutto. Sembra d'essere alla fiera. Non hai torto. Ha fatto un bel lavoro il tuo studente operaio. Adesso non piangere più. Sai, non è per i vestiti. È che non vorrei che ti facesse del male. Ma non dire stupidaggini. In ogni modo, guarda, ti giuro sulla mia testa che non lo rivedrò mai più. O almeno che ci proverai. Dove vai? Voglio chiudere tutto prima che tu mi lasci. Oh! Che cosa c'è? E lui? Sì. Una bella faccia tosta. Oh, non potresti farlo arrestare con le amicizie che hai? E con che pretesto? Quello che ha fatto qui. Vorresti vederlo in prigione? Ma no, non in prigione. E allora che? Sì, lo so, hai ragione. Soltanto che alle volte ho paura. Va bene, resta. Davvero non vai a casa? No, non ci vado, rimango con te. Oh. Non puoi immaginare il piacere che mi fai. Ma e tua moglie? No, non ha bisogno di me. Lei. Was used as a political meeting place. Tiens, cher ami, toujours d'attaque. D'attaque et de défense, très cher ami, je ne suis pas encore mort. Et personne ne souhaite, cher ami. Non, mais tout le monde l'espère, cher ami. Je regrette, je suis très vivant. Je mange bien, je bois bien et je... très bien aussi. Et vous, cher ami? Non, hein? Sono io, piccola. Hai dormito bene? Dimmi la verità, ti ho svegliata. No? Bene. Hai avuto paura? Ti hanno mandato sulla colazione? Bene, io ho ancora qualcosa da fare, penso che non potrò essere da te prima di un'ora. Tu non muoverti però, eh? È ancora lì davanti alla casa? Beh, non lo so. Bene, ora guardo. Visto, deve essersene andato. Sta tranquillo, non uscirò, non aprirò e risponderò al telefono solo se sei tu. No, voglio dire, beh, hai capito, insomma. Su, vattene adesso, sta venendo qui. Che me ne importa? No, non baciarmi, se ne accorge subito quando mi hai baciata. E come fate a accorgere?